e bentrovati dalla redazione di Licata News. Ennesimo sito non fruibile dai visitatori. Parleremo del Museo del Mare in un'intervista con Pierangelo Timoneri della Proloco. Era nell'aria da tempo, si è dimesso l'assessore Decimo Agnello. L'adesione a Forza Italia da parte del sindaco Galanti ha reso incompatibile la prosecuzione del mandato, in quanto Agnello appunto è segretario del PD locale. A seguire la cronaca, settimana movimentata per la nostra città, costellata da risse, incidenti e incendi. Da Palazzo di Città, buone nuove per i percettori del reddito di cittadinanza. 150 verranno impiegati in lavori socialmente utili. A chiusura, lo sport, il Licata Calcio affronta la capolista ACR Messina. Assente il bomber Cannavò. I nostri servizi. Partiamo dalle condizioni in cui versa il Chiostro Sant'Angelo, dovrebbe essere il principale info point turistico per la gente che viene a visitare Licata. Le condizioni sono al limite della decenza. Sì, come potete osservare, all'interno del Chiostro Sant'Angelo, dove c'è la sede della Proloco e il gruppo archeologico Finziade che gestisce il Museo del Mare, purtroppo in questo momento si trova in queste condizioni. Questo perché da circa un anno aspettiamo il rinnovo della convenzione che da parte del gruppo archeologico è scaduta e diverse volte abbiamo richiesto questo rinnovo, ci è stato sempre negato. I motivi non li sappiamo, diciamo i veri motivi quali sono. Purtroppo si tendenta così ad andare avanti con tenere quel museo chiuso. Depotenziata anche l'offerta per i turisti e visitatori perché il Museo del Mare di fatto è inaccessibile. Sì, consideriamo che tra un po' inizia la stagione estiva. Oggi per esempio avremo un gruppo di motociclisti della Polizia di Stato, un grosso gruppo che verrà qui a Licata. Tra giugno e luglio avremo altre escursioni e purtroppo cosa fare visitare a questi turisti? Considerando che il Museo del Mare è purtroppo chiuso e non possiamo farlo visitare. Il Museo Archeologico per mancanza di personale sta chiuso, comunque parzialmente aperto. Ogni volta bisogna fare delle richieste particolari per l'apertura. Quindi ci stiamo un po' mettendo in confusione e in crisi, possiamo dire, per cosa fare vedere, perché Licata comunque merita. Viene spesso ricercata, viene spesso richiesta la visita a Licata, però purtroppo in questo momento, con le condizioni che abbiamo, non sappiamo cosa offrire al turista. Ci sono state anche varie interlocuzioni con l'amministrazione comunale, che però di fatto hanno condotto a nulla. Sì, questo per quanto riguarda il gruppo archeologico, che appunto gestisce il Museo del Mare e che ha trovato sempre una resistenza da parte dell'amministrazione. Come ho detto prima, non sappiamo i motivi quali siano, però questo nega anche l'attività, possiamo dire, della Proloco, perché noi come Proloco abbiamo l'info point qui all'ingresso. Giustamente, se viene un turista, oltre a chiedere informazioni, vuole vedere cosa c'è Licata, vuole vedere cosa c'è oltre questa finestra, questa porta. Quindi io devo negare l'accesso per i motivi che il Comune dovrebbe comunque spiegarci. L'assessore allo sport, turismo e spettacoli Decimo Agnello si è dimesso. La decisione, nell'aria ormai da giorni, è stata ufficializzata con una lettera indirizzata al sindaco Galanti e al presidente del Consiglio Comunale Russotto. La recente scelta di aderire a Forza Italia da parte dell'esecutivo ha pesato in modo decisivo. Agnello è infatti il segretario cittadino del Partito Democratico e le due cariche erano incompatibili tra loro. La decisione di dimettermi, concordata attraverso una assemblea di circolo e alla presenza del segretario provinciale e del presidente provinciale del PD Simone Di Paolo e Giovanna Iacono, trae origine da motivazioni di natura politica ed è legata alla recente adesione ad un partito politico, interrompendo di fatto un percorso civico che aveva raccolto nel 2018 una massiccia adesione, e tra questi anche la mia, del mio gruppo politico e di altri esponenti del PD, scrive Agnello in una nota. Questa scelta politica, tra l'altro mai manifestata apertamente né discussa in maggioranza, rappresenta una inversione di rotta che non possiamo condividere in assenza di un dibattito che coinvolga la città, tutte le sue forze politiche e che fissi degli obiettivi da raggiungere. Spero
Spero vi siano piaciuti gli appuntamenti con i nostri specialisti. Vi aspettiamo sempre la rubrica Ippocrate ogni martedì alle 21.30. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube Ligata for You Web Channel e mettete tanti tanti like. A presto! La settimana che sta per chiudersi è stata contrassegnata da diversi episodi di cronaca che hanno riguardato più quartieri della città. Il più grave è sicuramente un incidente stradale che si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì nella parte iniziale del quartiere Fondachello. Per cause ancora in corso di accertamento, un'utilitaria ha urtato alcuni dei veicoli in sosta prima di cappottarsi. I due occupanti del veicolo hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale da un'ambulanza del 118. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco del locale di staccamento di Corso Argentina. Nel pomeriggio di giovedì si era reso necessario l'intervento di polizia e carabinieri per riportare la calma al termine di una rissa scoppiata in piazza Linares nei pressi dell'ufficio postale. Per cause ancora in fase di accertamento, la lite tra alcuni cittadini extracomunitari è degenerata nel ferimento di due persone, a quanto pare per colpi di arma da taglio. Sul posto un'ambulanza del 118 è in servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo Alto Passo, che ha trasferito al nosocomio i feriti. Indagini condotte in questo caso dai carabinieri. Passiamo quindi agli incendi. Nella notte tra giovedì e venerdì, i piromani hanno colpito in via Palma, accanto alla scuola Serrovira. Le fiamme si sono levate alte, sono state notate da alcuni residenti della zona che hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. Quest'ultimi hanno lavorato all'incirca per un'ora per avere ragione dell'incendio di alcuni cassonetti. Nessun dubbio rispetto al fatto che il rogo sia stato appiccato dolosamente. Infine, ieri intorno ad ora di pranzo, i tavolini posizionati all'esterno di una pizzeria del centro sono stati dati alle fiamme in pieno giorno. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di via Campobello. Venticinque percettori del reddito di cittadinanza dal lunedì saranno avviati al lavoro con progetti utili alla collettività. I primi 25 hanno superato le visite di idoneità e questo gruppo si occuperà della pulizia dei cimiteri. Lo rendono noto il sindaco Giuseppe Galanti e l'assessore ai servizi sociali e al verde pubblico Calogero Scrimali. I progetti approvati dalla giunta municipale sono rivolti esclusivamente ai percettori del reddito di cittadinanza e prevedono l'utilizzo di 150 unità per un impegno non inferiore alle 8 ore fino ad un massimo di 16 ore settimanali da svilupparsi su uno o più giorni a settimana, ma anche su uno o più periodi del mese per un totale di 6 mesi. Grazie a questi progetti rivolti ai percettori del reddito di cittadinanza, sostengono sindaco e assessore, superiamo finalmente la vecchia logica dell'assistenza improduttiva, impegnando chi usufruisce del sostegno dello Stato a rendersi utile alla collettività. Questi progetti rappresentano un'importante occasione di inclusione e crescita sia per i beneficiari che per la nostra collettività, in quanto il beneficiario, in base alle competenze possedute, sarà da supporto alle esigenze e alle attività utili alla comunità licatese. Complessivamente, per i 4 progetti di pubblica utilità predisposti dall'amministrazione comunale, saranno coinvolti circa 150 beneficiari del reddito di cittadinanza. Già dal prossimo lunedì partirà il primo progetto che prevede l'impegno delle prime 25 unità che hanno superato le visite di idoneità. Saranno di supporto agli operai comunali e si occuperanno della pulizia e cura dei cimiteri. Nel corso della prossima settimana un altro gruppo si sottoporrà alle visite mediche. Ottenuta l'idoneità, queste altre unità si occuperanno della cura e manutenzione del verde pubblico cittadino, rivolgendo il proprio impegno prioritariamente alla villa comunale Regina Elena. Antonio Cannavò, il Licata si prepara a questo rush finale nel girone I di Serie D. In pochi giorni alla Dino Liotta arriveranno l'ACR Messina e il Sant'Agata, con il Licata che sarà arbitro sia della promozione che della salvezza. Innanzitutto partiamo da te: a livello di condizione fisica a che punto sei e se sarai disponibile per queste due partite ravvicinate? La mia condizione, diciamo che piano piano sto migliorando. Io penso e credo che
che non ce la farò ad essere presente. Col Messina sicuro che non sono ancora in condizione ottimale per essere disponibile. E col Sant'Agata penso idem. Quindi il Licata si sta preparando al meglio. Dopo il pareggio di Santa Maria i compagni si stanno allenando bene e come hai detto tu sarà l'arbitro sia della promozione sia della salvezza del Sant'Agata. Affrontiamo un Messina che credo i numeri siano dalla sua parte, una squadra forte, una squadra organizzata, quindi il Licata non ha nulla da perdere e sicuramente farà una partita credo importante, anche perché riaprirà lo stadio, ci saranno anche quei pochi tifosi, quindi vorrà fare una bella figura e poi sicuramente si preparerà al meglio anche per il rush finale con Sant'Agata e Castrovillari. La mia condizione sta cercando di crescere piano piano, purtroppo è andata così, quindi ci stiamo preparando e mi sto preparando al meglio.